Ben ritrovati. Nuovo appuntamento con l'informazione di TV City. In apertura all'emergenza sanitaria crescono i casi di contagio da Covid-19 in Campania. Registrati ieri 3.008 casi di contagio. E salgono anche i positivi a Torre del Greco. Certificati 89 nuovi casi. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una conferenza con i governatori regionali. Pronte nuove misure per Natale. Passiamo alla cronaca. Sequestrate a Napoli oltre un milione di mascherine. Contraffatte pronte ad essere immesse sul mercato senza i necessari requisiti. Poi un confronto nei nostri studi tra le responsabili di due centri estetici per capire come il lockdown abbia influito sulla loro attività. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Tale la curva dei contagi da Covid-19 in Campania, ben 3.008 casi positivi su 23.761 tamponi effettuati. Nei comuni del Napoletano c'è molta preoccupazione da parte dei sindaci. Nel comune di Torre del Greco, nella giornata di ieri, sono stati comunicati 89 nuovi casi di positività al virus, tutti fortunatamente in isolamento domiciliare. Si registrano anche 20 guarigioni, arriva quindi a 971 il bilancio degli attualmente positivi a Torre del Greco. Si certifica un calo di nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore nel comune di Castellammare. Sono 28 le nuove positività nello Stabiese. Il sindaco Cimmino. In totale sono stati lavorati 203 tamponi, per cui si alza rispetto a ieri la percentuale del rapporto tra i test lavorati nei laboratori e i nuovi positivi. Siamo al 13,7%. Sono due infine i concittadini dichiarati guariti dalle autorità sanitarie, che hanno quindi sconfitto il coronavirus. Sono 73 i nuovi casi di contagio da Covid-19 a torre annunziata. Al contempo si registrano anche 36 guarigioni e un decesso, 396 cittadini attualmente positivi. L'amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa di un altro nostro concittadino, afferma il sindaco Vincenzo Ascione. Ai familiari della vittima va il nostro affettuoso pensiero in questo momento di grande dolore. Sono ore impegnative. Eravamo a consulto con i nostri esperti per valutare la curva epidemiologica, per valutare gli scenari possibili futuri. Nel pomeriggio avremo delle novità, lo dice il Premier Giuseppe Conte all'evento Generazione Energia. Il Presidente del Consiglio, in questi giorni difficili, nei quali si dovranno decidere le sorti dell'Italia nel periodo natalizio, ha chiesto prudenza. Intanto i presidenti delle regioni hanno chiesto al governo, nella videoconferenza in vista del prossimo DPCM, di valutare la chiusura delle frontiere in caso di divieto di riapertura degli impianti da sci. Il governo ha confermato che di riapertura degli impianti si potrà parlare soltanto dopo le feste di Natale. Impianti da sci e il sistema vacanze invernali, che sono fondamentali per la nostra economia, riapriranno quando l'epidemia si sarà raffreddata, speriamo, nel giro di un mese, un mese e mezzo. Sul fronte Ristori Conte è stato chiaro, saranno garantiti per tutte le attività che non potranno aprire. La sicurezza delle persone e la salute però vengono prima di tutto. Dobbiamo chiudere questa seconda ondata evitando la terza e mantenendo la convivenza con il virus con il massimo della sicurezza. Altro punto all'ordine del giorno dell'incontro tra il governo e le regioni è la scuola. Le Regioni hanno ritenuto di suggerire al Governo di prorogare al 7 gennaio ogni riapertura delle attività in presenza per chi è ancora oggi in didattica a distanza. Restano diversi altri punti da definire per il DPCM di Natale: uno è quello degli orari di apertura delle attività commerciali per lo shopping, dei regali e di quelle di ristorazione, l'altro quello degli spostamenti tra le Regioni per raggiungere i parenti. Anche su questo l'orientamento prevalente del governo sarebbe rigoroso, con il divieto totale degli spostamenti. Il nuovo DPCM sulle misure anticontagio dovrebbe confermare l'impianto del decreto attuale, con la divisione delle regioni in tre fasce e introdurre specifiche restrizioni per Natale. La Procura della Repubblica di Napoli, all'esito di indagini coordinate dalla Guardia di Finanza di Napoli, ha disposto il sequestro di oltre un milione di mascherine chirurgiche, semi-maschere facciali e visiere facciali, destinate ad essere immerse sul mercato prive dei requisiti necessari. Le indagini hanno interessato diversi imprenditori, titolari di aziende per il commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti di largo consumo, che hanno intensificato, in concomitanza con l'aggravarsi dell'emergenza epidemiologica, le importazioni dirette dalla Cina di ingenti quantitativi di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione non conformi alle normative. In particolare l'attenzione degli investigatori si è inizialmente focalizzata su alcune spedizioni internazionali di merci sospette operate da soggetti già noti come gravitanti nella contraffazione. In tal modo è stato possibile risalire all'intera filiera commerciale, prevenendo al complessivo sequestro dell'ingente numero di mascherine e altri dispositivi di protezione risultati non a norma. I citati dispositivi di protezione prodotti in Cina sono giunti in Italia attraverso vettori aerei sfruttando transiti in paesi con accordi di libero scambio con l'UE, che consentono la libera circolazione delle merci in assenza di controlli doganali. I prodotti, oltre a riportare la marcatura CE ingannevole, erano anche accompagnati da diverse tipologie di certificazioni tra cui talune totalmente contraffatte. Infatti i certificati rinvenuti riportanti riferimenti tecnici e normativi solo apparentemente corretti e il logo CE riprodotto in maniera ingannevole attestavano fraudolentemente la conformità dei prodotti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme comunitarie e nazionali. Le società produttrici cinesi inoltre non sono risultate tra quelle autorizzate dal governo cinese a esportare prodotti utili al contrasto della diffusione del Covid-19. Le mascherine e le visiere sequestrate, sottoposte ad analisi dai tecnici e medici dell'ASA Napoli 1 Centro, sono state declassificate a prodotti per la collettività e pertanto utilizzabili dalla collettività stessa per la riduzione del pericolo da contagio da Covid-19. A conclusione delle indagini, la Procura della Repubblica ha ritenuto di disporne la devoluzione gratuita alle istituzioni ed enti no profit operanti sul territorio campano e napoletano, per la distribuzione a soggetti bisognosi oltre che alle diverse forze di polizia, e così dotare gli enti pubblici e solidari di presidi assolutamente necessari al contrasto della diffusione del virus. L'arrivo del Covid quest'anno ha colpito molti settori economici in città. Uno di questi sono i centri estetici che dopo il primo lockdown hanno subito una seconda batosta economica dovuta all'entrata della campagna in zona russa. Abbiamo avuto un confronto con le responsabili di due centri estetici di Torre del Greco e di Ercolano per capire come il lockdown abbia influito sulle loro attività. Siamo stati la, categ la categoria più, uh, dove, dove abbiamo avuto più problemi, nonostante le norme di sicurezza fossero maggiori rispetto alle altre attività. Il centro estetico, uh, al di là del Covid, è tenuto a mantenere delle, uh, delle norme igienico-sanitarie molto rigorose. Cioè, l'uso della mascherina, i guanti i disinfettanti, il distanziamento fra i clienti è una cosa che ci appartiene da tempo. Quindi, non solo per il COVID. Noi siamo state un attimo interdette quando abbiamo saputo della chiusura, anche se ce l'aspettavamo. Anche perché non, non riteniamo giusto che il parrucchiere sia aperto mentre noi siamo chiuse, in quanto il rapporto nel centro estetico è di uno a uno, cabine chiuse. Quindi mentre sì. invece un salone di parrucchiere. È un ambiente grande con più cioè, il, cliente, il cliente da noi entra a, diciamo già avevamo l'abitudine di prendere appuntamenti di usare tutte le norme igienico sanitarie che ci sono state imposte uh, quindi con l'utilizzo dei presidi medici ospedalieri che per disinfettare un ambiente la nostra domanda uh, dove ci, ci poniamo diciamo degli interrogativi dove non riusciamo a darci delle risposte, su quale base viene uh, detto il centro estetico chiuso, il parrucchiere aperto? Entrate scaglionate e misurazione della temperatura. Le misure adottate per lavorare in piena sicurezza. Misure che abbiamo adottate in più rispetto a quelle precedenti ehm, è sicuramente eh, un'entrata molto più scaglionata rispetto a quelle che erano in precedenza. Uh, abbiamo misurato temperatura a tutti i clienti che uh, entravano, non abbiamo fatto attesa, quindi non abbiamo, abbiamo fatto in modo che non, ci, non si incontrassero persone nella sala di attesa. Il rapporto è stato, ma come già lo era prima, uno ad uno con tutte le norme di sicurezza, quindi mascherina, guanti, visiere il barbiere che per uh, fare la barba deve togliere la mascherina e avere un contatto diretto con il cliente. Questa cosa come si spiega che nell'area estetica una cosa del genere non, è, non esiste ora e non è mai esistita anche durante un trattamento al viso dove um, c'era il contatto diretto con un cliente, abbiamo sempre adoperato mascherine, ma al di là del Covid. Noi siamo una categoria un pochettino, come veniamo spesso associati allo studio medico, no? E quindi loro sì e noi no, non siamo dei medici, non lo saremo mai, non ci mettiamo mai a loro paragone assolutamente. Non volevo far passare questo messaggio. Ma eh, voglio dire, ehm, non vedo le differenze, non, non le riesco a capire, lo studio medico privato, quindi loro sono privati. Sono aperti lo studio dentistico, è aperto, lo studio di medicina estetica è aperto e non ne vedo, non vedo, non vedo la nesso, non, non è niente di logico non c'è cioè, in questa situazione. Come sarà secondo voi questa ripartenza? Se dobbiamo par parlare del lockdown precedente, c'è stata per quanto mi riguarda una, una buona ripresa e spero e sono speranzosa. Uh, nel fatto che uh, le persone, proprio perché si sentano sicure e protette nei nostri centri estetici, uh, ritornino a gran voce come hanno fatto già in precedenza. Speriamo positiva. Come nel primo lockdown. Sicuramente posso dire che c'è stato un abbassamento nell'estetica di base, non nel benessere, ma nell'estetica di base. Le persone si sono organizzate diversamente perché certo non fanno a meno di noi. Questo è poco ma sicuro. Grazie per la cortese attenzione per info e segnalazioni, potete contattarci alla mail redazione chiocciola o al numero di telefono 340-6561-484. Grazie e buon weekend!